Buonasera a tutti. Eccoci, finalmente siamo qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Dopo lunghi mesi di preparazione, è stata veramente una lunga attesa, ma ci siamo già. Benvenuti, grazie mille a tutti di essere qua. Ci scusate il ritardo anche da parte mia. E iniziamo svegliandovi un piccolo segreto. Come diceva anche Raffaele, la difficoltà, abbiamo avuto tante difficoltà. Incontrato un slittamento della data, la location, i nostri invitati, ci tenevamo che siano anche tutti presenti. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. E la più grande sfida, quella che ci ha messo più in crisi, è stato veramente il fatto che noi volevamo che sia tutto il mondo presente, tutto il mondo che aveva interesse alla nostra iniziativa. Però per questo abbiamo un fantastico team che ci permette di fare una diretta streaming. New Way, permettetemi di presentarvi. Federico Di Maio, il nostro operatore camera, Daniele Fiumano, operatore camera, Mattia Maffini, regista live, e Giacomo Caselli. Bravissimi ragazzi, grazie mille per il prezioso supporto. In questo momento sono collegate con noi circa 250 persone e i nostri saluti vanno anche a loro. Ricordo che nella terza parte della serata chi vorrà potrà porre anche delle domande ai nostri due protagonisti. Sempre per informarvi della nostra scaletta, al termine i due protagonisti saranno a disposizione anche per la firma e la dedica delle copie dei libri. Bene, devo dirvi che da qua si sente veramente una bella energia, una vibrazione straordinaria. Lo sentite? Si avverte questa curiosità, questa attesa. E sì, parlando anche tra di noi, questi giorni commentavamo proprio come queste energie, queste sintonie sono quelle importanti per l'uomo. Il parlarsi, l'ascoltare, comunicare, anche se da punti diversi e da punti di vista differenti. Perché come anche Bauman ci ha lasciato una bella verità. Non si cresce quando il confronto avviene tra le persone che hanno tutta la stessa opinione. Viviamo in un mondo estremamente tecnologico e tremendamente veloce. Spesso subiamo queste situazioni senza renderci conto. In questo mondo allontaniamo l'uomo dal proprio essere uomo. Questa serata vuole essere uno spunto, un tentativo di aiutare tutti noi proprio per poter confrontare, vivere, continuare a vivere in questo nuovo mondo, in questa nuova epoca che è sempre di più come una miscela tra il virtuale e il digitale, il virtuale, dove diventa sempre più difficile distinguere queste due cose che a volte ci mettono anche molto in difficoltà. Stiamo parlando ovviamente dell'intelligenza artificiale e dell'uso che abbiamo iniziato a farne, applaudita da alcuni e demonizzata da altri, come se fosse un essere superiore. Tutti parlano che sia una persona, come se fosse un'immagine, un'entità. Avremo vantaggi? Boh, certo, certo che abbiamo anche dei vantaggi, perché potremo fare cose senza saperle fare,
e a volte anche senza farle veramente. Potremo parlare lingue straniere senza conoscerle fino in fondo. Potremmo fingere di essere artisti addirittura senza saper dipingere. Potremmo arrivare a scrivere libri senza conoscere l'argomento. In altre parole, conviveremo e con il rischio che tutto ci scivola addosso. Noi scivoliamo nel nulla diventando una nullità, un nulla. Siamo destinati quindi a un mondo finzione? Dipenderà da noi e solo da noi. Sicuramente i vantaggi saranno tutti per chi dominerà questa tecnologia e abbiamo visto come di fatto il controllo è già nelle mani di pochissime persone. E noi come potremo proteggerci di questo nuovo mondo? Vi siete mai chiesti? Immagino di sì, anche io. Una possibile risposta da parte mia è la cultura. La cultura che ci aiuterà a riflettere, a pensare e poi fare. Prima di agire lo dobbiamo pensare. Ci aiuterà nella nostra crescita personale la cultura. E tutto questo vorrà dire anche tornare a interagire tra di noi, nel mondo reale e meno virtuale. Questo esiste, ci sottopone a un rischio concreto, ma senza dubbio siamo noi che abbiamo in mani, nelle nostre mani, nella nostra scelta, il libero arbitrio. Siete d'accordo? Dalle facce vedo che mi concordate. Ci sono idee che possono diventare realtà quando un gruppo di persone ci credano. Ci credono al di là di ogni tornaconto. E questa sera qui con noi abbiamo proprio queste persone che hanno creduto senza nessuna incertezza a questo progetto che è dedicato ai giovani studenti e alla città di Parma. Vedo qui davanti Cristiano Corvino, Cristian Corvino dell'agenzia Macchia, che ha curato la grafica e la comunicazione. Voglio ringraziare anche Cesare Azzali, che a nome degli industriali di Parma ha dato il suo appoggio incondizionato alla nostra iniziativa. Ma il mondo imprenditoriale non solo ci ha appoggiato, ma ha contribuito fattivamente. E quindi vi presento Ombretta Sarassi, la direttrice generale della ditta Opem di Parma. La ringraziamo molto. Lei è bravissima, molti di voi la riconoscete proprio per i suoi ammiratissimi impegni a favore della cultura per la nostra città Parma. Grazie Ombretta, grazie mille. Adesso con piacere invito sul palco il direttore di comunicazione e innovazione digitale di E80 Group, Gabriele Grassi. Ah, un applauso per favore. Perché sì, per riuscire a gestire questo evento abbiamo avuto bisogno, abbiamo cercato sprint, idee, passione e siamo andati di là dell'Enza. Elettrico 80 e 80 Group oggi è una ditta di Reggio Emilia che conosciamo per le sue implicazioni nel mondo sociale e anche nello sport dei giovani. Giusto? Possiamo proprio confermare, come lo ho detto anche, che la cultura non conosce confini ed è quello che abbiamo voluto sottolineare con la nostra scelta. A te la parola, Gabriele. Grazie di essere qua con noi. Tanto per iniziare, buonasera a tutti.
È veramente un piacere essere qua. Ai ringraziamenti arriverò alla fine, perché è bella anche la storia dell'inizio di questo evento. Come diceva giustamente prima, noi siamo molto occupati nel sociale, ma principalmente il nostro gruppo si occupa di robotica collegata all'intralogistica, alta tecnologia. Diciamo che ci occupiamo di mettere a terra tutto ciò che non è processo all'interno di aziende produttrici di beni di largo consumo nei settori alimentari, bevande e carta, quindi di movimentare questi materiali in modo efficace, ma soprattutto anche in modo sostenibile e con un'altissima attenzione a quello che è il livello di sicurezza. E questo, ci sarebbe da parlare molto tempo di questa tecnologia. Tra l'altro, qualche invenzione di qualche persona qui presente probabilmente l'abbiamo sfruttato ogni tanto, lavorando. Ma torniamo al punto dell'evento di oggi. Perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi perché il mondo ci mette a disposizione un sacco di strumenti tecnologici che hanno un potenziale enorme, ma sono tutte lame a doppio taglio da un certo punto di vista. Grandi poteri comportano grandi responsabilità. Allora, come usiamo gli strumenti che fa la differenza? Quindi, se li utilizziamo nel modo corretto, possiamo raggiungere dei risultati importanti. Ma se non li utilizziamo nel modo corretto, possono essere una grandissima catastrofe. Ed è un po', secondo me, anche a tema con quello che andremo a affrontare un po' più avanti nella giornata di oggi. Perché questi strumenti possono fare del male? Perché non dobbiamo dimenticarci che, indipendentemente dalla tecnologia, ci sono dei tratti e delle qualità dell'essere umano, almeno dal mio punto di vista, che non sono ancora replicabili. Se noi pensiamo all'immaginazione, all'intuizione, alle emozioni, alla creatività, all'etica che è strettamente collegata ai valori, queste cose non sono replicabili, ma spesso e volentieri sono le fondamenta che mettiamo e che creano la fiducia, e senza la fiducia è difficile fare un ottimo gioco di squadra. E quanto è vero, facendo un passo avanti, la condivisione di questi aspetti ci porta a fare esperienza. Nell'esperienza sono presenti gli errori, e probabilmente senza errori non esiste il successo, perché noi impariamo dai nostri errori. Si dice che quando sbaglio la prima volta ho fatto un errore, quando sbaglio la seconda volta magari è stata la mia scelta. Per quello magari anche la frase "da un veleno che nasce un antidoto" un po' provocatoria, no? Magari anche c'è un detto giapponese che dice "o vinci o impari". Sarebbe bello pensarla così, magari un po' utopico, però iniziare già a pensarci è un inizio. E poi, oltre a questo, che ci riporta a pensare che ci sono le persone dietro l'intelligenza artificiale, ci sono le persone dietro l'automazione. Noi, per esempio, quest'anno magari chiuderemo con un fatturato importante. Abbiamo 1.300 persone all'interno della nostra azienda, 1.700 con le partecipate. Ci occupiamo di intralogistica, ma ci occupiamo anche di persone. E senza le persone tutto questo non esisterebbe. Quindi la persona al centro è fondamentale, l'attenzione alla persona e la qualità della persona da sviluppare in futuro. Per questo motivo chiudo il mio, spero breve ma focalizzato, intervento con una parola latina che ho scoperto qualche mese fa, perché ho provato una nuova esperienza, l'ho anche condivisa, ho camminato per qualche chilometro sotto forma di pellegrino ed è stato bellissimo. Questa parola si chiama Ultreia, è un saluto che dice andiamo avanti. Quindi andiamo avanti in questa giornata. La risposta sarebbe anche Et Suseia, che vuol dire andiamo più in alto, che è quello che magari ci aspettiamo dai nostri fantastici protagonisti di questa giornata. Grazie a tutti. Grazie mille, Gabriele. Chiudiamo questa parte dell'introduzione
con l'ideatore di questo incontro, l'uomo che ha avuto la visione di mettere insieme i nostri due protagonisti di questa sera. Fatemeli presentarle. Raffaele Pezzoli. Dopo oltre 40 anni spesi nella visione artificiale nel mondo alimentare, oggi si dedica del business all'interno di una giovane azienda di Anefon di Parma. A te la parola. Grazie. Sarò rapidissimo. Mi è tornata la voce, ma non la userò. Vi racconto solo uno dei motivi per cui è uscita questa idea di affiancare il sacro e il profano, la tecnologia con la filosofia, che sembra un'assurdità, ma riflettendoci, leggendo e confrontandomi, ho scoperto che potrebbe esserci delle sorprese. Vado subito al punto perché vi ruberò 2 minuti di un video che dà il senso a questa giornata. Io da sempre mi occupo di tecnologia come amico Gabriele, ma poi alla sera ci soffermiamo a pensare che senso ha tutto questo correre continuamente per crescere, per fare fatturati, per sviluppare nuove tecnologie. E quindi mi sono reso conto che tutto quello che io sono stato, perché ormai un po' come molti di voi siamo vicini alla pensione, in realtà non derivava solo dalle mie capacità, ma dal fatto che sono un curioso di natura e ho sempre cercato di osservare gli altri, le altre culture, le altre idee, di confrontarmi con loro. Quindi il risultato è una specie di spugna che assorbe, lo parcheggi e poi improvvisamente hai un'idea. E mi sono domandato, ma questo pensiero, questa idea, questo essere, questa anima che ci sarà, non ci sarà, il pensiero da dove nasce? Un attimo prima non ce l'avevo e un attimo dopo è lì, che mi parla. È un'esperienza interna. Il pensiero è qualcosa di molto profondo, che noi sentiamo dentro di noi. È qualcosa di spettacolare. Non credo che un computer, poi Fagin mi dirà il contrario, potrà mai pensare. Il computer mette insieme delle informazioni che gli sono state passate. Bene, quindi il senso di questa serata è dentro un piccolo video che abbiamo fatto nel 2019 con un ragazzo di 19 anni, dove ci domandavamo da dove nasce la creatività. E è in inglese, è brevissimo, si capisce, un inglese facile, anche perché le immagini lo raccontano. E io spero che sia proprio, perlomeno, una parte del video vero, perché è quello che vogliamo provare qui stasera con i nostri graditissimi ospiti. Vi ringrazio, vi lascio il video e ci vediamo alla fine. Ciao. It happens when you feel the need to create. To witness something new. A new order out of common things. Like an answer to a question that doesn't exist. You look at an empty space, just to feel the void around. To sense fear. As you understand, it's the same emotion others explored before you, from memories, in time and space. Now your imagination takes shape. With a sudden awareness that there's nothing to design.
everything is already there. You just have to look in the right places. You know you won't be the first one. You hope you won't be the last one. Others will be inspired by your actions, by your gaze, on your shoulders. They'll see beyond. Grazie mille, Raffaele. Entriamo nel cuore della serata e lascio volentieri la parola al dottore Sergio Luciano, che ha accettato di guidare e moderare questa serata. È giornalista e ormai da anni cittadino di Milano, dove scrive libri, nonché autore e conduttore di Format TV. Sicuro ho dimenticato tante altre cose, però lascio volentieri la parola a te e il palcoscenico. Grazie a te. Grazie a tutti e buona serata. Sì. Come diceva quel produttore di mobili, isole comprese. Allora, pochissimi libri di modesto successo, sì, giornalista lo facevo quando ero ragazzino, quindi è proprio una malattia grave. Però sto curandomi. Io chiamo subito sul palco i nostri protagonisti. Federico Faggin e Umberto Galimberto. Prego. Grazie anche da parte mia, innanzitutto a loro due, a Raffaele che ha pensato a me per avermi qui, poi facciamo i conti, perché dovete sapere che in tanti anni di, non so se onorato, ma di servizio da giornalista, persone importanti per potere politico, per potere economico, ovviamente se ne incontrano tante, ma è il sapere che incute soggezione, rispetto e può mettere a disagio. Perché il sapere non si improvvisa, i soldi a volte sì, non sempre per carità, però insomma. E quindi è una, così, una posizione emozionante. Mi conforta che sarò praticamente un soprammobile, perché per voi non c'è bisogno di nessun moderatore, è semplicemente la vostra competenza, la vostra statura che vi descrive e vi definisce. Per questo ho chiesto il divanetto, che i soprammobili si mettono in evidenza. Ho in mano due libri, ma giusto perché mi piace pensare che siano una sorta di icona. Umberto Galimberti, L'etica del viandante, c'è una meravigliosa opera di Raffaello in copertina, Enea che porta sulle spalle il padre Anchise, Irriducibile Federico Faggin, mettiamo qua. Allora, uno spunto per cominciare è sicuramente l'iscrizione del titolo, quello della nostra serata, che richiama l'intelligenza artificiale, che è una cosa che scommetterei, scusatemi se magari sbaglio, ma la stragrande maggioranza di noi non sa descrivere l'intelligenza artificiale, è materia per i super tecnici. Ma che cosa è successo 5-6 mesi fa? È successo che una società americana ha rilasciato un aggettivo, un verbo per chi esce dal carcere, per chi esce dai computer è uguale, insomma, ha rilasciato in versione beta un primo prodotto consumer, quindi per tutti noi, che faceva sperimentare in concreto le meraviglie dell'intelligenza artificiale generativa, cioè la capacità di avere da un computer non solo la risposta a una richiesta, a una domanda specifica, vai su Google e dice
voglio sapere tutto dell'isola di Pantelleria, e quello ti tira fuori 170.000 risultati. È una potenza pazzesca, ma è comunque il vecchio archivio diventato straordinario. Adesso è diverso, ce ne siamo accorti, hanno cominciato ad accorgersene tutti, i ragazzini per primi e poi tutti quanti, le imprese. E si sono detti, e si è aperto un dibattito di livello dall'alto al basso, dall'impressione emotiva più semplice, oh mamma mia, ma questi possono... gli chiedo di scrivermi una favola con un gattino e un topolino e mi fa 2000 battute di favola che io poi leggo a mio figlio che sono stanco e non riesco a inventarla, oppure tante altre cose. E d'altra parte le domande, le angosce, ma allora cosa resta per noi umani? Questo è uno spunto che ha un po' scosso le coscienze e su cui ha aperto un dibattito sterile. Tutti i capi del settore sono andati al congresso americano, Sandai Pitcher, Google, quello di OpenAI, eccetera, hanno detto: per carità, per favore, politici, regolateci, perché occorre una regolamentazione forte come quella per l'energia nucleare, parola dell'amministratore delegato di Google. I politici americani hanno fatto spallucce, e ad oggi non c'è ombra di regolazione e quindi il mercato va avanti, perché poi questo è. Fine dell'introduzione. Io volevo sostanzialmente che voi parlaste con assoluta libertà, ciascuno dal suo punto di vista, che è volutamente molto distante e diverso, di che cosa può comportare l'impatto di questa iconica e simbolica novità, perché non è che parliamo di quello, se ne si studiava da 10 anni, intelligente forse di più, però insomma come la tecnica, la tecnologia irrompe nell'umano e che cosa gli lascia, gli dà e gli toglie, secondo la vostra competenza e sensibilità. Penso di aver finito il mio compito, posso anche andare, però se no, scherzo, prego. Federico fa ordine alfabetico, comincia lui. Bene, prima di tutto grazie di essere qui, molto numerosi, è un piacere essere qui. Un soggetto piuttosto difficile da trattare, perché ci sono enormi benefici con l'intelligenza artificiale e ci sono enormi problemi, quindi nella bilancia la direzione in cui si muoverà la bilancia dipende tutta da noi, da come useremo ovviamente questi strumenti potentissimi. L'essenza di quello che è successo è che per la prima volta abbiamo un prodotto che crea altri prodotti di cui è difficile capire se l'origine è umana o no. Nel passato, se uno per esempio usava un computer per raccontare una storia, il computer avrebbe detto la storia con un accento da computer, quindi si poteva capire che era un computer che ci parlava, ma con ChatGPT, con GPT-4, con questi strumenti che diventeranno ancora più irriconoscibili da quello che è un prodotto, da quello che faranno rispetto a un prodotto umano, abbiamo bisogno di aumentare la nostra capacità di capire e di capire con criticamente quello che dice il computer e vedere dove il computer dice delle cose giuste o delle cose sbagliate, perché il computer non capisce nulla, sembra che capisca ma non capisce nulla, manca di coscienza e di ciò che la coscienza porta al comportamento umano, che è la comprensione profonda che viene dal conoscere se stessi e gli altri, perché il computer non conosce nulla di se stesso e non conosce nulla degli altri. Il prodotto del computer è semplicemente un prodotto simbolico che aggiunge una parola alla serie di parole già preparate, secondo della probabilità che sia la parola giusta quella particolare successiva che viene scelta, o con un algoritmo in cui si alternano prima, seconda, terza probabilità superiore, in modo da creare
l'illusione che ci sia un ente cosciente che racconta le storie. E questo disturba, anche perché ci dice: ma allora la nostra intelligenza è fatta di statistica esattamente come il computer? No, non è fatta di statistica, perché noi abbiamo coscienza e libero arbitrio, che è una cosa che il computer non ha e non avrà mai. Non avrà mai, se è vero, la teoria che ho creato insieme al professor Dariano, che dice che coscienza e libero arbitrio sono fenomeni quantistici, non fenomeni classici. La fisica classica, quella di Newton, quella di Maxwell, descrivono una realtà che è deterministica, cioè lo stato successivo è determinato interamente dallo stato precedente e da un algoritmo. Quindi lo stato successivo è già certo se uno sa l'algoritmo e sa tutto dello stato precedente. Il che vuol dire che non esiste in una realtà deterministica, il libero arbitrio non esiste. Se non esiste il libero arbitrio, anche la coscienza non ha senso che esista. Perché cosa vuol dire essere coscienti di quello che si vuole e di quello che della situazione in cui uno si trova, se poi uno non ha veramente il libero arbitrio per scegliere quello che vuole la persona? Ecco, il computer non ha coscienza, non sceglie perché ha delle possibilità. La possibilità è scelta dal programma per lui. Il programma, anche se è un programma che è stato appreso dal computer automaticamente, è sempre un algoritmo. La coscienza e il libero arbitrio non sono fenomeni algoritmici. Allora mi fermo qua, perché altrimenti faccio banco, ma questo vi dà un senso di come vedo io il problema dell'intelligenza artificiale. Quindi noi dobbiamo crescere e saperla più lunga dell'intelligenza artificiale per usarla bene. Grazie. Professore. In tecnica lei ha scritto molto, io prima per captazio e benevolenze gli ho ricordato che ho fatto 7 anni a Repubblica, lui scriveva nel 95 su Repubblica e ne è stato firma e ancora illustrissima. E si è occupato tanto del rapporto con la tecnica, magari con un versante diverso, ma insomma ne parlavamo. Dicevo, il rapporto con la tecnica è ricorre nelle sue analisi, perché è un rapporto che in qualche modo ci sta fagocitando o quantomeno condizionando, ecco, la parola si può dire sicuramente. Sì. Allora, non pensate che questo dialogo con il professor Faccini sia una contrapposizione tra scienza e filosofia, oppure tra apparato tecnico-scientifico e apparato umanistico. Innanzitutto perché avete un concetto dell'uomo molto enfatico. Ho sentito poc'anzi dal professor Faggin che la macchina, l'intelligenza artificiale, non ha coscienza, non ha libertà o libero arbitrio, ma io sono convintissimo che neanche l'uomo ha la libertà. L'uomo non è libero. La libertà è stata introdotta dalle religioni, perché se sei libero sei responsabile, se sei responsabile sei punibile. È un vantaggio sociale ammettere la libertà. Ma dobbiamo anche tenere conto di una cosa, che tante volte ci sono delle cose che non esistono come la libertà, però c'è l'idea di libertà, e tante volte le idee fanno più storia di quanto non facciano le cose. Anche l'idea di Dio, che nessuno ha mai visto, ha fatto una grande storia, no? Bene. Perché dico che non c'è la libertà? Non c'è la libertà perché la libertà confligge con la nostra identità. O io sono io, e per effetto di questo mio essere, e per effetto della mia identità, io faccio queste cose. E sull'identità si fonda la fiducia sociale. Quando si dice mi fido di lui, sto dicendo che stante quell'identità prevedo certi comportamenti.
Faccio un esempio, così abbiamo risolto il problema e chiudiamo il discorso sulla libertà. Una volta Jean-Paul Sartre è andato in montagna, è caduto, si è fratturato una gamba, finito l'ospedale. Arriva il suo amico Merleau-Ponty, il quale gli dice: ma non potevi andare in montagna con una guida? E Sartre dice: secondo te, io sono uno che va in montagna con la guida. È libero Sartre di andare in montagna con la guida? No, perché Jean-Paul Sartre va in montagna senza guida. Allora, questa benedetta libertà serve alla società appunto per le ragioni di responsabilità e di punibilità, ma non c'è. Un altro esempio molto semplice: adesso anche l'ordine giuridico incomincia ad allinearsi a questa mia, che poi spero che non sia solo mia, considerazione. Ricordo che una volta in Germania un immigrato dalla Sardegna, che era andato a lavorare alla Volkswagen, aveva ammazzato un suo compagno di lavoro. Il giudice l'ha processato e gli ha dato una pena inferiore a quella che tutti si attendevano. Alla domanda perché una pena così modesta rispetto al suo delitto, la risposta del giudice è stata: perché era un sardo. Naturalmente i sardi sono molto arrabbiati, si sono arrabbiati anche quelli che lavoravano alla Volkswagen, ma però dopo lui l'ha spiegata. Quest'uomo viene dalla Sardegna, ha passato 20 anni della sua vita a sgozzare capre. Per lui una controversia si traduce in una coltellata. Cioè, ha scelto davvero o è frutto della sua biografia? Di qui la riduzione della pena. Questo è molto interessante, che si incomincia a stabilire, come dice bene Aristotele, la giustizia universale, ma guai ad applicarla senza equità. Equità vuol dire tenete conto delle condizioni delle nostre azioni, e le condizioni fanno la differenza. Beh, detto questo, posso anche fermarmi qui, però io non sto a difendere l'umanesimo rispetto alla tecnica. La tecnica ha già vinto, quando l'etica chiede alla tecnica che può di non fare ciò che può, l'etica diventa patetica, implora, ma cosa può fare? La tecnica, perché voi siete sempre abituati, anche prima ho sentito qualcuno che ha detto che la tecnica è un mezzo che è buono o cattivo secondo dell'uso che se ne fa, ma stiamo scherzando? Era un mezzo quando era molto modesta, ma adesso non è più un mezzo, è un mondo. E la differenza tra mezzo e mondo è una differenza radicale. E quando è successo questo? Ce l'ha indicato Hegel 2 secoli fa, nel 1916 Hegel scrive un trattato di logica e dedica 200 pagine a 2 teoremi. Prima dice: la ricchezza delle nazioni non è, come aveva detto Adam Smith 40 anni fa, nel possesso dei beni, il futuro sarà nel possesso degli strumenti. Aveva già capito che il mondo andava in quella direzione 2 secoli fa. Ma il secondo teorema è ancora più interessante: quando un fenomeno aumenta quantitativamente, non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma abbiamo anche un mutamento qualitativo radicale del paesaggio. Io non so se la fisica quantistica può darmi ragione o può darmi torto. Se qui viene un terremoto di 2 gradi dalla scala Mercalli, neanche ce ne accorgiamo. Se aumenta quantitativamente questo paesaggio, non c'è più, perché c'è un cumulo di macerie. Cambiamento radicale del paesaggio come effetto quantitativo. Ora, cosa succede? Se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, è il primo scopo, senza il quale gli scopi restano sogni. Questo argomento è già stato utilizzato da Marx, che ammirava molto Hegel, anche se non la pensava alla stessa maniera. Dice Marx: tutti pensano che il denaro sia un mezzo, che ha come scopi la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni. Se però il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e produrre qualsiasi bene, il denaro non è più un mezzo, ma il primo scopo per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Capito bene questa differenza? Eterogenesi dei fini. Oggi la tecnica non è un mezzo, è un mondo. È un mondo.
un modo che modifica tutte le cose, per esempio la politica che Platone l'aveva pensata come basilicae technae, tecnica regia, perché diceva che le tecniche sono in grado, sanno come si devono fare le cose, ma la politica decide se e perché si devono fare. Oggi la politica non è più il luogo della decisione, perché per decidere guarda l'economia, e l'economia per decidere i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche. Quindi il luogo della decisione è la tecnica, ma la tecnica non tende a uno scopo, non apre scenari di senso, non dischiude orizzonti di salvezza, non dice la verità, la tecnica funziona. Chiudo con questa breve citazione. Nel 1968 il direttore di Der Spiegel ha interrogato Martin Heidegger chiedendogli che cosa pensava della tecnica, e lui ha risposto: tutto funziona. Questo è inquietante, che tutto funziona, e il funzionare induce ad un ulteriore funzionare. Non so, dice Heidegger al direttore di Der Spiegel, che se lei è stato preoccupato quando gli uomini sono sbarcati sulla Luna. Io sì, dice Heidegger. Non abbiamo bisogno della bomba atomica per sradicare l'uomo dalla Terra. Lo sradicamento è già avvenuto, perché oggi l'uomo non abita la natura, abita la tecnica. Questo è il grande cambiamento radicale del nostro tempo. Ma io non sto parlando male della tecnica, perché non parlo male del futuro inevitabile dell'umanità. Mi domando se la domanda appropriata non è tanto quello di chiederci che cosa possiamo fare noi con la tecnica, quanto piuttosto quello di chiederci che cosa la tecnica può fare di noi. Questa è la vera domanda. La giriamo a Federico Faggin, perché... Grazie. Grazie di questo percorso, perché effettivamente al di là dei scenari aperti al grande pubblico dell'intelligenza artificiale, effettivamente la tecnica ha cambiato le nostre vite, dilagando e sovvertendo tutta una serie di certezze, ecco. E questo è totalmente ingestito, non c'è dubbio che la politica per ora abbia guardato. Io lavoravo nell'intelligenza artificiale a partire dal 1986, quando gli addetti ai lavori pensavano che le reti neurali, che sono la struttura che mimica come funziona il cervello e che hanno risolto, naturalmente con la supervisione umana, il problema dell'intelligenza artificiale, i problemi difficili dell'intelligenza artificiale, lavoravo in questo campo perché pensavo che le reti neurali veramente avevano una chiave in più rispetto alle tecniche che l'intelligenza artificiale usava prima, che erano tecniche essenzialmente di fare degli algoritmi, di pensare tutto già con la nostra testa e fare un programma, invece di avere il computer che rimpara dai dati, dare un pasto dei dati al computer con reti neurali che trovano le corrispondenze, trovano correlazioni che sono presenti nei dati e imparano dai dati. E a quel tempo io ero materialista, pensavo esattamente come pensa il professor Galimberti, cioè pensavo che la realtà è fatta di... la fisica classica fondamentalmente domina la nostra vita, domina il mondo. La fisica classica, per fisica classica intendo la fisica degli oggetti macroscopici che si muovono nello spazio-tempo. Avevo studiato la fisica quantistica, ovviamente, che studia le particelle elementari, gli atomi, le molecole, ma quando gli atomi e le molecole si combinano in maniera incoerente creano oggetti che si comportano deterministicamente. Quindi, secondo la fisica classica, non esiste il libero arbitrio, e hanno ragione. Se il mondo fosse veramente come descritto dalla fisica classica, noi saremmo macchine. Se fossimo macchine non avremmo il libero arbitrio. È esattamente quello che succede con i computer. Non hanno il libero arbitrio, fanno quello che
gli abbiamo detto di fare o che hanno imparato con i dati che gli abbiamo dato noi in pasto, o ancora più preoccupante, quando loro stessi gli abbiamo detto guarda qui invece di guardare là, e loro cominciano a guardare e imparare quello che guardano e quindi si distaccano dal nostro controllo. A quel tempo ero anche molto scontento di me, perché avevo raggiunto tutto quello che il mondo dice che se uno lo raggiunge dovrei essere felice, e invece non ero felice, neanche un po'. Ero meno felice di quando non avevo i soldi per comprare la colla per fare gli aeromodelli, quando avevo 12-13 anni. Ero molto più felice allora. E allora mi sono chiesto, a quel tempo studiavo neuroscienze, studiavo, ovviamente io vengo dalla informatica, però volevo capire come funziona il cervello, volevo cercare di fare delle reti neurali molto più potenti di quelle che si conoscevano. E insomma, dopo un po' di anni ho fatto sufficiente progresso da capire che quello era veramente il futuro, perché insieme agli ingegneri, ai scienziati che lavoravano con me, abbiamo risolto problemi molto difficili che non si potevano risolvere con i metodi di prima. Quindi io, dopo 3-4 anni, ero convinto che le reti neurali sarebbero stato il futuro. Però io non ero contento. E a un certo punto mi sono chiesto, ma un momento, questi libri di neuroscienza parlano di segnali elettrici, segnali biochimici e descrivono quello che io provo, per esempio il sapore della cioccolata, lo descrivono come se fossero segnali elettrici. Ma io dico, un momento, il sapore della cioccolata non è segnali elettrici, ci deve essere qualcosa che trasforma segnali elettrici che sono correlati ovviamente al sapore, ma il sapore io conosco perché sento o provo sensazioni, sentimenti, l'amore che provo per un figlio, sono segnali elettrici, ma non è possibile. E ho scoperto quello che poi i filosofi, un filosofo in particolare, ha chiamato il problema difficile della coscienza, cioè il fatto che noi conosciamo attraverso sensazioni e sentimenti, e non c'è nessun meccanismo noto che possa descrivere perché questo funziona. E allora questo mi ha dato un punto, diciamo, di forza, e siccome io sono uno che pratica le cose, mi sono chiesto, allora, come si fa? Se è vero che il cervello è come un computer, se è vero che il mio corpo è come una macchina, perché questo è quello che dice la fisica, io devo riuscire a programmare un computer e fargli e dargli sensazioni e sentimenti. E mi sono messo di gran lena, e dopo uno o due anni di pensarci, non è possibile, ho trovato che non è possibile, c'è una qualità fondamentale, ecco perché il nome qualia è giusto, perché la coscienza deve essere qualcosa in più, però ma che cos'è? E insomma, in questa situazione in cui volevo capire perché ero infelice, che è un problema di coscienza, perché l'infelicità o la felicità viene dalla coscienza, non viene dai segnali elettrici. La coscienza che crea i segnali elettrici, non viceversa. Quello l'avevo capito già. E allora volevo capire, ma allora perché, cos'è la coscienza? Ho avuto inaspettatamente e spontaneamente un'esperienza di coscienza fondamentale che è scritta nel libro, sia il libro Silicio, il libro Irriducibile, e non è che ve lo dica perché comprate i miei libri, ma perché veramente è quello, l'ho scritto titubando perché qualcuno mi potrebbe prendere per pazzo, perché ho avuto un'esperienza di coscienza straordinaria che mi ha fatto capire che non è assolutamente vero che noi siamo macchine, non è assolutamente vero che noi siamo strutture fisiche della fisica classica come ci dice la scienza. Questa esperienza mi ha fatto capire che io sono il tutto che osserva se stesso con un punto di vista che è il mio punto di vista. Quindi ho capito che l'identità
è il punto di vista del tutto su se stesso. Ma questo l'ho capito non leggendo libri di filosofi, l'ho capito non pensandoci con la testa, ma vivendo un'esperienza. Noi conosciamo nel vivere esperienze, noi conosciamo in questo modo, non possiamo conoscere leggendo il pensiero degli altri. Anche quando abbiamo un pensiero, dobbiamo vivere l'esperienza del pensiero. Per quello noi diventiamo esploratori, per quello noi andiamo a vedere come si fanno le cose, per quello io volevo costruire modelli che volavano veramente, non volavano solo nella mia testa volavano già. Quindi io mi sono spostato, ho vissuto questo, e a quel punto lì ho detto no, adesso so che io non sono una macchina, perché questa esperienza fondamentale me lo ha rivelato. E allora mi sono messo a studiare la coscienza come nell'unico modo in cui si può conoscere, attraverso un lavoro personale, interiore, in cui uno comincia a farsi domande e cerca di vedere persone, trovare persone che sono più avanti di me in quella direzione, insomma in vari modi, e dopo 20 anni di lavoro, lavorando dal 30 al 40% del mio tempo, dedicando questo ammontare di tempo enorme, per capire la natura della coscienza e del libero arbitrio, che sono intrecciate, devono andare insieme, non possono essere fenomeni della fisica classica. Oggi la gran parte degli scienziati, anche quelli che studiano la fisica quantistica, la conoscono, pensano che però sia una cosa che così, che dopo diventa fisica classica, e quindi cadono nella trappola di pensare che non esiste il libero arbitrio, e quindi se non esiste il libero arbitrio la coscienza deve essere un epifenomeno del cervello, deve essere un qualcosa che fa il cervello, che dipende dal funzionamento del cervello, e quindi quando il cervello non funziona più la coscienza non c'è più. Quindi noi siamo esseri che quando il corpo muore noi non ci siamo più. Contrariamente a quello che dicono le varie religioni, soprattutto le varie direzioni della spiritualità, dove la spiritualità intesa come persone che hanno esperienze spirituali di unione con il tutto, invece che credere a dogmi. Quindi la spiritualità io la distingo dalle religioni, dove le religioni implicano io credo questo perché me lo dicono persone che più sagge di me, per dire, e basta. Ma io invece credo solo quello che esperisco. Io credo perché abbiamo tutti, ciascuno di noi, la capacità di conoscere da dentro, ed è proprio questa capacità che ci permette di superare il problema dell'intelligenza artificiale, questa capacità di capire da dentro. Mi fermo qua perché altrimenti continuo, no, perché ma è importante. Forse definiamo la coscienza seguendo l'analisi, la provocazione di Federico Faggini. Dunque, ci sono delle parole che hanno avuto molta fortuna, tra le quali anche la parola coscienza, così come ha avuto molta fortuna la parola anima, che non appartiene alla tradizione giudaico-cristiana in nessuna maniera. I cristiani non so perché credono nell'immortalità dell'anima, non lo so, anzi lo so, gliel'ha introdotta Agostino nel IV secolo d.C., prelevandola da Platone. Perché Platone aveva detto, se vogliamo costruire un sapere universale e valido per tutti, non possiamo fidarci delle sensazioni corporee. Perché se qui dovessimo stabilire la temperatura di questo ambiente, dovessimo fare riferimento alle nostre sensazioni corporee, avremmo tante temperature quanti sono i nostri corpi. E allora, dice Platone, bisogna pensare in un modo non corporeo, in modo astratto. Astrazione vuol dire prescindere dalla materia, dai corpi, quindi pensare per idee, numeri, relazioni, rapporti, generi, specie, in astratto. Qual è l'organo? Dice Platone, la psiche, l'anima. L'anima l'ha inventata Platone per risolvere un problema di conoscenza. Nella tradizione giudaico-cristiana questa parola non c'è. C'è la parola nefesh, spirito, che quando la Bibbia è stata tradotta in greco l'hanno tradotta con psiche, e la parola psiche si è trascinata dietro tutta la cultura dell'anima.
Nefesh non vuol dire anima. Inceppi miseri i miei piedi e incateni la mia nefesh, che è la gola. Il popolo ebreo si lamenta con Yahweh perché dice con la tua manna hai nauseato la nostra nefesh, ancora la gola. Occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, che non è anima per anima ma vita per vita. Sansone non dice muoia Sansone con tutti i filistei. La Bibbia dice muoia la mia nefesh con tutti i filistei, la mia vita. Il nazireo che si appresta a diventare sacerdote non deve toccare la nefesh met, che vuol dire l'anima morta degli animali. No, non deve toccare i cadaveri perché sono impuri. Nefesh met vuol dire anima morta, se dobbiamo dire che nefesh vuol dire anima. Nefesh vuol dire vita. Tutto ciò che concorre alla vita, il respiro, il cibo, la vita. Del resto Dio viene chiamato il vivente. E il nemico di Dio non è il peccato, come si crede, ma è la morte. E San Paolo dice giustamente, dopo la resurrezione di Cristo, o morte, dov'è il tuo pungiglione? Cristiani poi devono sapere che la loro religione, io sono greco, non sono cristiano, sono greco, non credo, credo nei greci. Quando i cristiani dimenticano che, come dice Giovanni, il logos, la parola, si è fatta carne. L'essenza del cristianesimo è l'incarnazione, corpi. Quando voi recitate il credo, se l'ho recitato, se ve lo ricordate, ma quando ve l'hanno insegnato qualche reminiscenza, magari i vecchi ce l'hanno, non dicono di credere nell'immortalità dell'anima, ma nella risurrezione dei corpi. Perché il cristianesimo è il corpo. Eccomi. Voi siete stati salvati dal corpo e dal sangue di Cristo, non dall'anima. L'anima non c'è nella tradizione cristiana. L'ha introdotto Platone. E l'ha prelevata Agostino, il quale Agostino gli ha cambiato scenario. Platone l'aveva introdotto per un problema di conoscenza, risolvere un problema di conoscenza, bisogna pensare in modo astratto. Plotino la usa e la inserisce in uno scenario di salvezza. Agostino. Il corpo è corruttibile, ma l'anima è incorruttibile e quindi sopravvive alla morte. Anche voi che siete convinti, molti di voi immagino, perché questa cultura poi è diventata l'Occidente pensa in maniera platonica di essere composto da corpo e anima. Per giunta la scienza ha ridotto il corpo a organismo, ha fatto bene a fare così. Se la scienza non riduceva il corpo a sommatore di organi non avrebbe potuto funzionare la scienza, perché la scienza ogni sua ipotesi la deve sperimentare e non può sperimentare. Il corpo è una cosa, l'organismo è un'altra. La verità è il corpo. L'organismo è una riduzione della corporeità a sommatoria di organi per poter funzionare. Quando voi andate da un medico, da un oculista, i vostri occhi sono corpo, instaurano una comunicazione, una fiducia, uno sguardo, una reciprocità. Quando l'oculista vi piazza le sue macchine sull'occhio, il vostro occhio non è più ciò che vede e instaura relazioni, è una cosa guardata come qualsiasi altra cosa, diventa cosa, diventa organismo. Questo per fare solo un esempio. E i tedeschi, che hanno una lingua seria, perché gli italiani hanno una lingua approssimativa. Infatti abbiamo bisogno di aggettivi e di avverbi perché i sostantivi sono abbastanza imprecisi. Chiamano il corpo Leib, una parola che ha parentela con Leben, che vuol dire vita, con Liebe, che vuol dire amore, la vita non sta in piedi senza amore, e chiama Körperding, il corpo ridotto a cosa? Il corpo dei medici, il corpo visualizzato dai medici. Giustamente, non sto rimproverando i medici, meno male che hanno fatto così, se non andavamo avanti ancora con la teoria degli umori noi per raggiungere la salute. Tant'è che quando nel 700 si aveva a che fare con i matti, i quali esaminati anatomicamente non presentavano nessun danno anatomico fisiologico, prima ancora di chiamarsi psichiatria la chiamavano i malati
affetti da morbus sine materia. Ecco qua, mancava la materia, infatti ancora oggi la psichiatria non sa niente, va per tentativi. Lo psichiatra fa delle diagnosi a partire dall'efficacia farmacologica di cui dispone. Un esempio, il panico non c'entra niente con la depressione, però siccome gli antidepressivi fanno passare il panico, allora si include il panico in una depressione, per fare un esempio. Ma va benissimo fare così, non si può fare altrimenti, perché l'anima di ciascuno di noi, chi la conosce, l'anima tra virgolette, uso questa parola per riuscire a farci capire, come diceva giustamente Eraclito, nessuno la può conoscere, per quanto tu percorri i sentieri dell'anima, non raggiungerai mai il suo logos, tanto è profondo e tanto inaccessibile. Quindi giustamente bisogna far così. La parola coscienza è un derivato dalla cultura spiritualistica, dalla cultura che parte con la divisione, con la riduzione del corpo a organismo. E qui i medici hanno trovato il loro spazio. Tutto quello che non si spiega su base corporea viene affidato all'anima, e di questo si occupava prima la religione, adesso la psichiatria. Si sono divisi il campo, una santa alleanza, sulla base del dualismo inaugurato da Platone. Ora, il corpo non è la sommatoria degli organi. Il corpo, e qui arriviamo alla parola coscienza, deriva dalla mia relazione col mondo. Heidegger giustamente non chiama mai l'uomo man o mensch, come dicono le parole tedesche che stanno per la parola uomo. Lo chiama in der Welt sein, essere nel mondo. Il mio corpo è situato nel mondo, lo spazio che io ho davanti siete voi, non è lo spazio geometrico dell'oggettività, è lo spazio vissuto di chi mi sta di fronte, è lo spazio che avete voi, è quello che vi è dispiegato dal vostro sguardo su di me. Capite questa differenza? Questa conferenza sarà noiosissima e quindi avrà un tempo lunghissimo per chi non è interessato, e sarà brevissima per chi è interessato, perché quello che conta per il corpo è il tempo vissuto, che non è il tempo cronologico. Se si capiscono queste differenze, io non ho bisogno di parlare dell'anima. Cos'è la psiche? Il rapporto corpo-mondo. E il corpo entra in relazione col mondo, è sollecitato dal mondo, è impegnato in un mondo, e ne è prova che quando arriva una malattia pesante, di quelle che portano alla fine, il mondo sparisce, il corpo prende il posto del mondo e si produce una sorta di scissione, l'io si separa dal proprio corpo e guarda il corpo come una cosa da trattare, giustamente, con le procedure mediche, ma è una cosa, è diventato una cosa il corpo. Invece del rapporto corpo-mondo c'è la scissione del corpo, dell'io dal proprio corpo. Quando voi siete stanchi non dite ho un corpo stanco, dite sono stanco, perfetta coincidenza tra io e corpo, tra coscienza e corpo. Cos'è la coscienza? Ma non volete andare troppo in lungo, però. No. Vabbè, cos'è la coscienza? E qui bisogna partire da un concetto inaugurato da Platone. Gli uomini non hanno istinti, ed è qui il problema della coscienza, gli uomini non hanno istinti. L'istinto è una risposta rigida a uno stimolo. Se io offro della carne a una mucca, la mucca non la mangia. Se offro un covone di fieno, si mette a divorarlo. Che cos'è un istinto? Una risposta rigida. Mi interessa questo aggettivo, rigida, a uno stimolo. Gli uomini non hanno istinti. Hanno pulsioni a meta indeterminata. Anche il famosissimo istinto sessuale, così poco istintivo, che io in presenza di una pulsione sessuale posso dedicarmi a tutte le perversioni, cosa che non sembra sia concesso agli animali che hanno gli istinti, oppure posso assegnare una meta non sessuale a una pulsione sessuale, posso fare un'opera d'arte, scrivere un romanzo, comporre una poesia, quello che Freud chiama sublimazione. Ora, gli uomini potevano essere, Galen, antropologo e filosofo tedesco molto importante, definisce l'uomo un Mangelwesen, un uomo, un animale che ha un'esistenza carente, non armonica con la natura. L'animale appena nasce sa già quello che deve fare per tutta la vita e lo fa subito, da subito. L'uomo no,
perché non ha istinti, ha pulsioni a mente indeterminata. Per questo ha bisogno di educazione. L'educazione che dura anni e anni, cosa da cui gli animali sono esonerati. Ha bisogno di istituzioni per coordinare le mete di tutti a fini che consentano di convivere con la minor conflittualità possibile. Mentre gli animali non hanno bisogno di istituzioni, hanno l'istinto. Allora, cosa succede? Che Platone dice che gli uomini, a dire questa cosa è Platone, Platone dice che gli uomini non hanno istinti perché Zeus ha consegnato a Epimeteo, Epimeteo è un nome che vuol dire colui che pensa Epi, dopo, un stupido, l'improvvido, il compito di dare a tutti i viventi la loro qualità. E siccome Epimeteo, da stupido, è andato in giro a distribuire a ciascuno il proprio istinto, giunto all'uomo non aveva niente da dargli. E allora Zeus chiamò Prometeo, Prometeo vuol dire colui che pensa in anticipo, e gli disse dai a questi viventi senza qualità la tua qualità, che è la qualità di prevedere, prevedere. Tant'è che anche nell'Ottocento Hobbes dice mentre gli animali mangiano quando sono affamati, l'uomo prevede di aver fame anche quando ha lo stomaco pieno, famelicus famis future, è affamato anche dalla fame futura, perché prevede. E addirittura Platone dice che l'uomo prevede perché ha una statura eretta e vede innanzi, ha un orizzonte, un panorama, orao in greco vuol dire vedere, vedere con tutto, pan vuol dire tutto. E questo gli consente la struttura previsionale. Da qui nasce il modello di coscienza, dalla carenza istintuale. L'uomo poteva perdersi tra tutte le specie viventi perché è il meno organizzato, non è, è il meno pilotato. Ma grazie a questa supplenza determinata dalla capacità di prevedere, e prevedendo anticipa, e quindi è consapevole anche della fame futura, questo concetto che non ci sono istinti e c'è questa compensazione è ribadito da Tommaso d'Aquino, è ripreso da Kant, da Herder, da Nietzsche, nel Novecento da Bergson, da Galen. E però tutti pensano che l'uomo è un animale ragionevole. Non è un animale ragionevole perché gli manca proprio la caratteristica degli animali, che è l'istinto. E la ragione non è altro che la progressiva acquisizione delle azioni riuscite, che vengono interiorizzate e tramandate. Cos'è la tradizione? La tradizione non è altro che l'elenco delle azioni riuscite. Quando Esiodo scrive le opere dei giorni, fa l'elenco di come si coltiva il grano, di come si coltiva l'uva, di come si conservano le cose, e questo è un lungo elenco tramandato, assorbito da chi impara. È qui il momento della coscienza, è qui il momento dell'acquisizione dell'esperienza e del tramandare l'esperienza che costituisce poi la tradizione. Scusate il lungo discorso, ma per dire che anche la coscienza è il supplemento alla carenza istintuale, che da dove ci viene, come dicevi giustamente tu, è la corteccia cerebrale, che è venuto fuori a poco, eh? E tutte le qualità che tu dicevi, l'uomo ha qualcosa di più rispetto alla macchina, sono tutte qualità irrazionali, sono quelle nate nel cervello antico, quello che abbiamo in comune con gli animali, quello delle emozioni, delle pulsioni, questo qui. Da qui nasce tutto l'elemento creativo, con la ragione non crei niente. Per fare un'opera d'arte devi ricorrere alla tua parte irrazionale. Per questo Heidegger dice i poeti sono i più arrischianti, scendono in quella parte lì, ma possono essere anche catturati definitivamente da quella parte. E Jaspers, il più grande psicopatologo del Novecento, dice che ogni volta che noi siamo di fronte a un'opera d'arte, ci comportiamo e la ammiriamo come quando ammiriamo una perla, dimenticando però che la perla è la malattia della conchiglia e senza la schizofrenia dell'autore, quell'opera non sarebbe mai nata. Tutta la parte razionale dell'uomo viene messa a tacere dall'apparato tecnico, perché è rumore, perché è disturbo. Ma tutta la parte razionale si chiama dolore, si chiama amore. L'amore è follia, non è mica una roba razionale. Non credo che facciate l'amore con la ragione. Lo dice Platone che l'amore è follia. L'ideazione, l'idealizzazione, la fantasia, il sogno, tutta sta roba
e disturbo, perché la tecnica esprime la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo. Qui mi fermo, scusate. No, è straordinario. Però... Prego. Sono contento perché siamo arrivati al sodo, cioè siamo arrivati alla distinzione fondamentale che esiste tra fisica classica e fisica quantistica. La fisica quantistica è nata a 100 anni, quindi tutte le filosofie sono state informate dai sensi, dal pensiero e dalla concezione della realtà che è quella che ha creato la fisica classica. Di fatto la fisica classica ha sorpreso gli stessi fisici che credevano che la realtà doveva essere proprio così. Quindi partiamo dal 1900, quando Planck ha scoperto il quantum di azione, il quanto di azione, e con questa necessità di un quanto di scambio energetico la fisica ha cambiato completamente faccia. Io quando parlo di coscienza non sono informato dall'aver letto i filosofi, io sono un fisico che non aveva nessun interesse per la filosofia, anche se mio padre era un famoso filosofo, ha tradotto le Eneide di Platino, ha scritto di Schopenhauer, di Meister Eckhart, quindi papà era una persona molto, molto dentro, soprattutto i filosofi idealisti, però a me non mi interessava, io volevo fare l'ingegnere aeronautico, scherziamo, altro che Platone o Plotino, quello che è. E quindi io, in un certo senso, sono arrivato a concetti filosofici attraverso esperienze personali, non solo l'esperienza del risveglio a cui ho accennato prima, ma centinaia di esperienze che ho avuto dopo, cercando di capire la natura della coscienza, facendola come si fa scienza, cioè attraverso esperimenti. Lo scienziato fa esperimenti in laboratorio, io facevo esperimenti dentro di me. Quindi la mia conoscenza del soggetto viene da dentro e da esperimenti di coscienza. E io mi rifaccio a quello che, non ai greci, ma ai Veda, 3500 anni fa, che penso che abbiano anche ispirato molti greci, soprattutto i presocratici. E i Veda sono ispirati da un bisogno di capire la realtà dei nostri antenati che hanno esplorato loro stessi la coscienza e la natura della realtà. Quindi io non salto, diciamo, tutto questo apparato di conoscenze, di strutture che sono state create, e mi sono poi rifatto alla fisica quantistica e ho cercato di capire come mai noi abbiamo un'esperienza cosciente che non possiamo riprodurre, nel senso che io non posso darvi, non posso trasferirvi quello che provo dentro di me. Questo è un problema fondamentale. Il computer ha un programma, il programma si può copiare. La mia esperienza personale non si può copiare, la posso conoscere solo io. Questo è un mistero, questo non è una cosa così da prendere sotto gamba. Non solo, ma io quando descrivo a voi quello che provo dentro di me, devo usare parole. Ma le parole sono una piccolissima parte di quello che provo dentro di me. Quello che provo dentro di me è ricco, è dinamico, cambia, ha una profondità che non posso nemmeno raggiungere, ma so che è profondo, so di sapere, so di non sapere. Cioè c'è tutto un mondo dentro. E quando dico, per esempio, l'amore che provo per un figlio, per una figlia, ma è ricchissimo. Quando dico ti voglio bene o ti voglio un bene dell'anima, non descrive quello che provo, descrive solo una piccola parte. Quindi
Quindi mi sono chiesto, ma che tipo di fenomeno è questo? Come si descrive? Perché io credo nella fisica, sono uno scienziato, non sono un filosofo, però per essere un bravo scienziato penso che uno deve essere anche un bravo filosofo, perché deve capire anche più a fondo aspetti della realtà che oggi purtroppo i fisici non considerano parte della fisica. Io penso che ci deve essere una scienza che include tutto l'umano, quindi deve includere anche il cuore e la pancia, dove per pancia intendo l'azione coraggiosa di chi va contro anche quello che sarebbe il proprio conto, perché c'è dentro di sé un'etica fondamentale che parte dal cuore e dalla intuizione, della capacità che abbiamo di capire. Per cui io sono arrivato a questa concezione che, guarda un po', è esattamente quello che fa l'informazione quantistica. L'informazione quantistica ha tre proprietà fondamentali che non ha l'informazione classica, cioè i bit del computer, che sono esattamente le tre proprietà che ha l'esperienza cosciente. Uno, è un fenomeno ben definito. Nel caso dell'informazione quantistica è un vettore nello spazio di Hilbert a n dimensioni, dove le dimensioni sono numeri complessi. Adesso vi faccio fumare il cervello, va bene, ma non ha importanza, cioè è uno stato ben definito, è un vettore in uno spazio sofisticato. La mia esperienza è uno stato ben definito. Quello che provo dentro di me lo conosco solo io, ma è uno stato ben definito, non è una cianfrusaglia di cose, è uno stato definito che si muove nel tempo, che evolve nel tempo. Numero due, l'informazione quantistica non è clonabile, non è riproducibile, guarda un po', è privata come lo è l'esperienza, non è clonabile, nessuno capisce perché, cioè il fatto che non sia clonabile è un teorema che è stato scoperto negli ultimi 20 anni, cioè non è una cosa che si sa da 100 anni, degli ultimi 20 anni, non è clonabile, non è riproducibile. Tre, la terza proprietà è che il massimo che si può conoscere di uno stato quantistico è un bit per ogni quantum bit. Il quantum bit è la generalizzazione del bit del computer al mondo quantistico e rappresenta una direzione nello spazio a tre dimensioni. Quindi il quantum bit può rappresentare un'infinità di stati. Ogni punto sulla superficie di una sfera è uno dei possibili stati del quantum bit. Quindi, dal quantum bit, non solo, i quantum bit quando interagiscono formano degli stati in comune che fanno parte di quella proprietà fondamentale della fisica quantistica che si chiama entanglement. L'entanglement quantistico non esiste nel mondo classico. Rappresenta una forma di connessione da dentro che non si può esprimere nello spazio-tempo che conosciamo. Questo, ci sono voluti 80 anni per i fisici che accettassero che l'entanglement quantistico esiste. Il primo a dire che esiste l'entanglement quantistico è stato Schrödinger, il primo che l'ha capito. Einstein ha scritto un articolo lo stesso anno dichiarando che l'entanglement era la prova, secondo lui, che la fisica quantistica non era una teoria completa. Dal 35 all'82 nessuno ha potuto fare un esperimento e i fisici si erano dimenticati dell'entanglement, anche se l'entanglement era essenziale in molte delle proprietà della fisica, ma i fisici volevano esplorare queste cose, non sono molto filosofici tipicamente, e quindi nessuno se ne era preoccupato, e l'essenza del pensiero di Einstein, che era che il mondo è deterministico, era anche l'essenza del pensiero dei fisici. Il primo esperimento nell'82 ha dimostrato che l'entanglement esiste. A quel punto molti fisici hanno detto: ma no, hai fatto male l'esperimento, dovevi farlo così, dovevi farlo colà. Sono andati avanti per altri 30 anni facendo esperimenti, hanno chiuso tutte le obiezioni fatte fino all'ultimo esperimento del 2014, fatto da uno scienziato austriaco. I tre scienziati hanno preso il premio Nobel 2 anni fa per l'entanglement, e nel 2014
i fisici hanno dovuto accettare che l'entanglement esiste 80 anni dopo. Quindi questo dice quanto potente sia l'illusione che viviamo in un mondo classico. L'illusione di vivere in un mondo classico è potentissima, anche a chi sa la fisica e la pratica ogni giorno. Allora, il fatto che l'informazione quantistica abbia le stesse proprietà dell'esperienza cosciente, che cosa dice? Dice che la coscienza deve essere un fenomeno di un sistema quantistico. E adesso arriviamo al libero arbitrio, perché il libero arbitrio è un'altra cosa molto difficile. Se il mondo fosse classico, come ho detto prima, il mondo sarebbe deterministico e quindi tutto quello che hai detto è giusto, è perfetto, perché sarebbe così. Noi saremmo una macchina, di fatto siamo stati descritti finora dalla biologia come una macchina classica, ma noi non siamo una macchina classica, noi siamo una macchina quantistica e classica. Tanto così, perché ogni cellula del nostro corpo è fatta di atomi e molecole che interagiscono secondo le leggi quantistiche. Quando sono messi insieme funzionano soprattutto come le leggi classiche della fisica classica, ma all'interno delle cellule, all'interno di ognuna delle nostre cellule, c'è il genoma dell'uovo fecondato che ha creato tutto l'organismo. Quindi all'interno di ognuna delle nostre parti abbiamo la conoscenza potenziale del tutto, cioè di tutto l'organismo, perché il genoma è quello che ha creato tutto l'organismo e anche ciascuna cellula. E quindi è per questo che esiste l'epigenetica, per esempio, che è stata scoperta negli ultimi 20 anni, quando il dogma dei biologi era che non poteva esistere l'epigenetica. Cioè l'epigenetica vuol dire che una cellula, per esempio, può esprimere più avanti nel tempo, nella sua vita, aspetti di sé che non erano presenti alla nascita. Quindi perché ha il genoma dell'intero organismo. Quindi è una cosa incredibile. Guarda un po', noi siamo, quindi ogni parte del nostro corpo è una parte intero, io lo chiamo parte intero, cioè è un sistema olografico, nel senso che ogni parte contiene il tutto. Noi siamo una parte del tutto, esattamente l'esperienza che ho avuto 33 anni fa, in cui io mi sono visto come il tutto che osserva se stesso con la mia identità, col mio senso di sé. Ok? Quindi la prova personale certamente non è una prova che prova niente dal punto di vista della scienza oggi, ma se ognuno di noi provasse questo, lo prova certamente, perché io so di essere cosciente, non lo posso provare. Non posso provare che sono cosciente a te perché non posso trasferirti la mia esperienza. E tu non puoi trasferirmi la tua, e quindi io non posso dire che tu sei cosciente. Quindi all'interno della fisica c'è questo dramma che, essendo l'informazione quantistica non clonabile, non riproducibile, esistono cose che non si possono sapere e non si possono riprodurre in laboratorio e studiare in laboratorio. Capisci? Cioè è veramente è l'universo che sorride quando noi capiamo, no? Capiamo qualcosa di più di chi siamo. Quindi passo un attimo, devo spiegare perché esiste il libero arbitrio e poi mi fermo. Allora, la probabilità che si usa nella fisica classica è un tipo di probabilità che è completamente diversa dalla probabilità che si usa quando si descrive la fisica quantistica. La probabilità nella fisica classica si riferisce alla mancanza di conoscenza di qualcosa che è certo. Perché? Perché la fisica classica è deterministica e quindi io, cosciente, che voglio predire il futuro usando la coscienza e la macchina che la coscienza dirige, che è il mio cervello, voglio predire il futuro, voglio predire quello che succederà per vivere meglio, per quello che per qualsiasi ragione lo voglia fare. Quindi
quindi la mia predizione, siccome non so lo stato iniziale, non so completamente l'algoritmo, perché non posso conoscere tutte le forze in gioco, non posso predire lo stato successivo, anche se nella fisica lo stato successivo è certo, cioè ha probabilità 1 di avvenire, e quindi gli assegno una probabilità e posso fare dei conti in cui poi la probabilità si elimina e ho delle leggi deterministiche che permettono di descrivere il mondo classico in maniera deterministica. Nella fisica quantistica invece la probabilità si riferisce al fatto che lo stato che si manifesterà, prima di tutto, non è noto, non è calcolabile. Questo è il problema del collasso della funzione d'onda. Il collasso della funzione d'onda dice che la fisica quantistica mi può calcolare tutte le possibili posizioni in cui una particella si potrà trovare, ma non mi può dire la posizione in cui si troverà. Può solo la probabilità. Ma la probabilità in questo caso non si riferisce a uno stato certo, si riferisce al fatto che lo stato che si manifesterà non esiste ancora, viene determinato nel momento della misura o nel momento in cui questo stato si manifesta. Ecco quindi che questa è una vera creazione, non è algoritmica. I fisici usano randomness e la chiamano randomness non algoritmica. Ecco perché esiste il libero arbitrio. Il libero arbitrio, tra l'altro, non è che uno può fare il cacchio che vuole, cioè il libero arbitrio vuol dire semplicemente che un ente cosciente può decidere cosa osservare del mondo, che informazione osservare del mondo e trasformare quindi in significato dentro di sé, e quale porzione del significato trasformare in simboli per immettere nel mondo della realtà condivisa. Quindi da significato che, essendo rappresentabile da informazione quantistica, ma la rappresentazione della realtà non è la realtà, quindi è solo una rappresentazione, ci dice che la matematica e la fisica si fermano alla soglia del mistero, che è quello che noi proviamo dentro di noi. Ok? Bella complessa, diciamo, mamma mia. Mamma mia, sì. Però c'è uno spunto solo, poi penso che Alberti dirà quello che vuole. Poco fa nel foyer, una persona, mentre io le stavo vicino, stavamo conversando, le si è avvicinata e le ha ringraziata, dicendo: la ringrazio perché il suo realismo mi dà serenità. Allora, volevo ricordarle questa battuta, perché alla fine noi viviamo, stasera abbiamo assistito, io l'avevo detto prima, cioè, no? C'è una densità di sapere, di conoscenza straordinaria, insomma, non capita spesso. Da una parte hai tante cose che noi non conosciamo, e comunque la fisica dei quanta è una roba recentissima, dall'altra parte hai però una quantità di cultura e di ragionamento. Alla fine manca per forza quello che poi dobbiamo fare stasera. E quello pure importante, però, no? Vabbè, questo è solo uno spunto, questo che mi permetta, ma insomma. Dunque, avete sentito una lezione, spero che abbiate capito qualcosa. No, è importantissimo quello che ha detto. Io che sono digiuno da questi scenari, qualcosa ho capito, me lo auguro che abbiate capito anche voi. Che la fisica quantistica mette in soffitta naturalmente la fisica classica. Galileo non è più un fisico, ma appartiene alla storia della fisica, cioè si passa nella storia. Io alla fisica quantistica sono devoto. Sa perché? Perché finalmente ha tolto di mezzo il primato della ragione umana. E qui non dico una cosa qualsiasi.
Volete sapere che, a differenza dei greci che pensavano che la natura fosse quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece, quindi bisognava assumere la natura come quello sfondo da cui trarre le, studiarne le costanti per costruire una città secondo natura e il comportamento della vita secondo natura. Il cristianesimo invece della natura era una creatura di Dio, naturalmente buona perché Dio fa solo il bene. Poi vabbè c'è qualche Somani, qualche Vulcano, ma questo dipende, è un problema dei cristiani. E però da ad Adamo l'ordine dominerai sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo. Dominerai. Qui nasce una cultura antropocentrica, l'uomo imago Dei, immagine di Dio, che ha il potere di dominare sulla terra. Questa cultura antropocentrica ci ha portato a questo disastro generalizzato. All'inizio non aveva tanta incidenza perché non c'erano gli strumenti per realizzare questo dominio. Gli strumenti gli erano forniti nella cultura scientifica del Seicento, in particolare Cartesio, il quale dice «Mentre gli antichi contemplavano la natura allo scopo di catturarne le leggi, noi dobbiamo fare l'operazione inversa. Noi uomini di scienza naturalmente, anticipiamo delle ipotesi, sottoponiamo le ipotesi a esperimento, se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Leggi eterne? No, finché non le troviamo di più comprensive, di più esplicative. Nasce il metodo scientifico. Naturalmente le ipotesi anticipate dagli scienziati instaurano quella configurazione che si chiama ragione umana. E qui Cartesio dice, attraverso questo metodo, che Kant, due secoli dopo, chiama addirittura rivoluzione copernicana, perché finalmente con la scienza, dice Kant, l'uomo si rapporta alla natura non come uno scolaretto che beve tutto quello che dice il maestro, la natura, ma come un giudice che obbliga l'imputato a rispondere alle sue domande, alle sue ipotesi. Questa è la rivoluzione del copernicano. E qui nasce la scienza, che è un sapere oggettivo, valido per tutti, la cui sperimentazione è producibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato. Nonostante questi 5 gradi di oggettività, c'erano anche i Novax che preferivano le loro opinioni ai dati oggettivi della scienza. Detto questo, Cartesio dice a questo punto che l'uomo diventa maître et possesseur de la nature, signore e padrone della natura, signore e padrone della natura, cioè porta a compimento il comando di Dio, gli fornisce i mezzi. Questa ragione umana aveva come suo motto: chi pensa bene fa il bene. Kant, che è il protagonista dell'umanismo, dice: sapere aude, osa pensare, fidati della ragione, non stare ad ascoltare quelli che ti invitano a pensare come vuole la fede, come vuole l'opinione corrente, come vogliono i pregiudizi o idola che si distribuiscono nella società. Usa la tua ragione. Benissimo. Questa ragione umana diventa lo scenario all'interno del quale l'uomo trova la direzione e il senso della sua vita. Questo scenario comincia a crollare nell'Ottocento, primo con Darwin, il quale dice: ma l'uomo forse viene dai primati, o comunque da una specie di primati, e non è più il mago Dei. Secondo, Freud, che dice: guardate che la coscienza probabilmente non è altro che il riflesso di pulsioni inconsce, per cui dice l'io non è padrone in casa propria, una frase molto importante. L'io è il corrispondente psicologico di quello che chiamiamo ragione. Nietzsche non ne parliamo, dice: sono ancora alla ricerca di un filosofo medico che abbia a portare al culmine il mio sospetto per il bene di un popolo, di un'etnia, di una razza, dell'umanità. Che in ogni filosofia non si è mai parlato di verità, ma solo di avvenire, salute, potenza, vita. Si chiama verità ciò che concorre a vivere, ciò che non concorre a vivere si butta via. Ma il vero colpo di grazia
al dominio privato della ragione umana lo dà proprio la fisica e incomincia a darglielo con Ernst Mach, il quale stabilisce che non c'è un universo assoluto, che Newton aveva chiamato addirittura Mundus Dei o Sensibilium Dei, una cosa così. Hilbert, che dice che la matematica tradizionale non è utilizzabile per le dimensioni subatomiche, quindi bisogna rifondare una matematica dai suoi fondamenti. Planck, che inventa la fisica quantistica. Einstein, che stabilisce la corrispondenza tra energia e materia. Heisenberg, che prima il professore ha citato, non riesce a individuare la localizzazione di una particella subatomica perché le condizioni per osservarla modificano il suo stato. Non so se avete notato che non si può neanche prevedere lo stato, la posizione futura, se non quando l'avrà occupata, per cui anche il tempo va in crisi. Il tempo probabilmente non esiste, fa parte della nostra immaginazione. Oggi la fisica è in crisi. Oggi la fisica è in crisi. E questa la fisica è stata veramente il colpo di grazia del predominio, della supremazia della ragione umana. È stato il colpo di grazia. E però è il colpo di grazia definitivo che lo dà il nazismo, perché se è vero che il paradigma della ragione moderna o ragione antropologica era chi pensa bene fa il bene, il nazismo ha dimostrato che si può pensare in maniera eccellente anche il male. A questo punto la ragione umana perde la sua egemonia e nasce quella iperragione che oggi chiamiamo intelligenza artificiale, nasce quella che si chiama postmodernità, ma che giustamente Michel Foucault chiamava ipermodernità, cioè la ragione umana è troppo imperfetta rispetto a quello che si può costruire come impianto razionale. Ecco, siamo arrivati al nostro giorno. Io alla fisica quantistica sono devoto, non sono un grande cultore, non so tutte le cose che vi ha illustrato il professor Faggin, ma imputo a lei il definitivo collasso della ragione umana e ringrazio la fisica quantistica, perché con quel tipo di ragione che pensa l'uomo, signore padrone del mondo, siamo arrivati a questi livelli. Se noi fossimo veramente macchine classiche, devo dire anch'io non avrei speranza. Non avrei speranza, perché sulla base di quello che dice la scienza oggi, la ragione della vita, lo scopo della vita è la sopravvivenza del più adatto. Ma scherziamo, se fosse così, cosa vuol dire sopravvivenza del più adatto? Si diceva la sopravvivenza del più forte, poi è politically correct, no? È politicamente corretto dire del più adatto, ma che bravo che sono. La sopravvivenza del più adatto implica che il più adatto fa fuori il meno adatto, quello vuol dire. E noi finalmente ci siamo comportati nella storia nota esattamente in quel modo. Quello che dice, una volta che noi accettiamo il punto di vista che ho espresso prima, che la coscienza e il libero arbitrio esistono ed sono proprietà di enti coscienti con identità che è il punto di vista di uno su se stesso, agentività con libero arbitrio che è semplicemente immettere nel mondo informazione. E la coscienza, naturalmente, che è capire, conoscere il mondo attraverso un'esperienza interiore privata. Quindi tutto quello che fa il libero arbitrio è semplicemente la decisione di dove osservare, che informazione osservare, trasformare in significato e che azione fare, che a livello fondamentale è
esprimere una porzione di quello che proviamo, perché non possiamo esprimere tutto quello che proviamo, e trasformarlo in simboli condivisibili. Quindi, tra l'altro, questo spiega anche perché deve esistere un mondo classico, perché il mondo classico è il modo, l'unico modo in cui enti coscienti possono comunicare tra di loro. Devono esistere simboli. Noi abbiamo chiamato materia quelli che sono invece simboli. Sono i simboli che enti coscienti, le monadi di Leibniz, visto che siamo filosofici, le monadi di Leibniz sono gli enti, sono i campi quantistici, sono i campi quantistici che comunicando tra di loro creano tutta la realtà, attraverso dove enti coscienti combinandosi creano enti sempre più coscienti e l'informazione che descrive, l'informazione fondamentale che descrive l'ente cosciente, cioè il simbolo particolare di ogni identità, sono le particelle elementari, gli atomi, le molecole, che sono strutture solamente quantistiche. Si comportano en masse, quando ci sono tante, si comportano classicamente, qualche volta anche non classicamente, ma i fenomeni quantistici, l'aspetto quantistico che è un aspetto di risonanza, di coerenza, sparisce e abbiamo la materia classica, la materia che si comporta deterministicamente. Nelle cellule un atomo o una molecola interagisce con un altro atomo, un'altra molecola, e in questa interazione è descrivibile soltanto dalle leggi quantistiche. Io chiamo questo tipo di informazione informazione viva, non è l'informazione classica e non è l'informazione quantistica, è l'informazione viva, è di queste cellule viventi che hanno la capacità che i computer non hanno di riprodursi e di avere dentro di sé il tutto, una copia del tutto. Allora, in questa visione abbiamo tre livelli di realtà. Abbiamo il livello dell'ente cosciente, la monade, e le combinazioni di monadi, che sono anch'esse, hanno le stesse proprietà di parti intero di uno, che sono descritte, sono rappresentabili da informazione quantistica. Quindi, dall'informazione quantistica, a proposito, il professor Dariano, che è mio collaboratore, abbiamo collaborato insieme per creare questa teoria, lui è un esperto di fisica di informazione quantistica, ha dimostrato con i suoi collaboratori, io non c'entro con questo lavoro, lui ha dimostrato che la fisica quantistica deriva da informazione quantistica. Quindi l'informazione quantistica è ancora più profonda, più fondamentale della fisica quantistica. Dalla fisica quantistica nasce o emerge la fisica classica. Quindi ogni aspetto un po' meno dell'altro, dal più si può derivare il meno, ma non viceversa. E quando io l'ho conosciuto, siccome avevo una teoria simile, però non sapevo che chi avesse già capito che l'informazione quantistica era fondamentale e l'avesse dimostrato, quando l'ho conosciuto ho detto: ma Mauro, scusa, sai, ma è il significato, dove lo mettiamo? Tu parli di informazione, ma i fisici quando parlano di informazione parlano solo di probabilità, non ha niente a che fare col significato. Il significato dove lo mettiamo? Ma lascia perdere il significato, insomma, ci ho messo 3 anni per convincerlo che il significato doveva avere un'importanza. E poi siamo arrivati insieme a questa teoria che ho descritto prima, che dice appunto che l'informazione quantistica descrive un'esperienza cosciente di un ente che può avere il libero arbitrio. E questo cambia tutta la concezione della realtà, cambia la fisica da così a così, senza cambiare nulla degli esperimenti fatti, perché è una interpretazione che spiega quello che i fisici non sono mai riusciti a spiegare prima. Perché i fisici, se tu chiedi a un fisico, ti dicono, tu ti chiedi: ma tu capisci la fisica quantistica? Ti dicono: no, noi la sappiamo usare, usiamo le equazioni, sappiamo come funziona, ma non sappiamo perché. Perché se io chiedo a un fisico: ma scusa, ma perché l'informazione quantistica non si può copiare? L'informazione classica si può copiare, ma perché non puoi copiare quella in quantistica? Boh,
è un teorema della fisica. In altre parole, è così perché è così. Oppure magari un po' meglio, è così perché la matematica dice così. Ma la matematica non è la fisica. La teoria della realtà non è la realtà. Capisci? Cioè, e molti fisici in realtà sono convinti che la teoria della realtà sia la realtà. E si dimenticano che la teoria della realtà è un modello della realtà. E questa è una cosa molto importante. E di fatto questa teoria dice che la teoria della realtà arriva al punto in cui poi la coscienza conosce da dentro e crea questi mondi interagendo con simboli classici, che è la materia, per farne cosa? Per conoscere se stessa. Allora uno, la totalità di ciò che esiste, deve avere tre proprietà fondamentali, di cui due sono le proprietà descritte dalla fisica quantistica, e una è una proprietà molto antica. Uno è dinamico, vuol dire non è mai lo stesso istante dopo istante. Non è mai lo stesso istante dopo istante. Due, è olistico, non è fatto di parti separabili. E questa ha delle conseguenze logiche importantissime, perché non può essere autocontraddittorio uno, quindi ha tutte delle, cioè, il fatto di essere olistico genera conseguenze logiche molto fondamentali. E tre, questo lo dico io, uno vuole conoscere se stesso. C'è un tempio, mi ricordo, di Delfi, dove conosci te stesso era iscritto, no? Quindi anche i greci, ma questo va ai Veda, viene dai Veda, cioè uno vede questo. Tra l'altro il Tao Te Ching comincia, non dico le parole esattamente come sono, ma il Tao dice, comincia così: il Tao che si può dire non è il Tao. Il Tao che si può dire è l'esperienza nostra, e l'esperienza nostra non si può, quello che noi diciamo non è l'esperienza nostra, è di più, e va oltre quello che si può dire. Guarda un po'. Allora, anche se le materie sono straordinariamente complesse, avevamo detto che qualche domanda dal pubblico l'avremmo raccolta non tanto per dare risposte puntuali, che credo che dovremmo andare avanti 10 ore, ma anche per raccogliere le sensazioni, le domande e magari tentare una risposta dove si possa. Intanto che girano i microfoni, io non riesco a vedere, ecco, c'è una mano alzata lì, però con i riflettori in faccia non li vediamo. Allora, chi ha il microfono ha il potere di fare la domanda. Ci sono arrivati spunti vari, per esempio i computer quantistici arriveranno ad avere coscienza, siamo a K12, che la coscienza della macchina, insomma. La posso dire, vuoi che te lo dica rapidamente? Allora, il computer quantistico esegue algoritmi deterministici, quindi non può avere libero arbitrio, quindi anche se avesse coscienza non potrebbe dirigere la sua esperienza. Quindi la coscienza può esistere finché lo stato del computer quantistico è uno stato puro. È una definizione tecnica molto importante, ma non c'è tempo per spiegare perché. Ma finché esegue questa operazione, che tra l'altro non può eseguire questa operazione nello spazio-tempo che noi conosciamo, tra l'altro, e nessuno sa come fa. Quindi già questo dice, i fisici sono confusi, cioè come mai il computer quantistico può eseguire molto più velocemente del computer classico operazioni, perché le fa in parallelo, ma dove le fa in parallelo? Ma questo aggeggio funziona già da qualche parte? Questo aggeggio, questo computer quantistico, sì, funziona già da qualche parte? Sì, funziona già. E dove possiamo distruggere, no? Oppure come? Ho fatto una battuta. Ma se uno gli chiede il computer quantistico, ma tu sei cosciente? Tu ci credi? Se tu chiedi a me, sei cosciente, io sono una macchina, se io nel mio programma sono cosciente, ti rispondo, sono cosciente. Certo. E tu ci credi? Cioè, capisci che già la fisica dice che lo stato
quantistico e anche lo stato della coscienza, in questa teoria, sono privati, non si possono conoscere, si possono conoscere solo da dentro, capisci? Quindi non è possibile provare, certo, che io sono cosciente da nessuna misura esterna, perché quando misuri all'esterno, no, misuri un bit per ogni quantum bit, non misuri l'esperienza. Tu apri il cervello, apri lo skull, come si dice, la scatola, la testa, cranica, i segnali che misuri, non è l'esperienza. Un'altra cosa. Ti ricordi che ho detto prima, sì, no? Sì. Ho detto prima, io ho capito che i segnali elettrici non possono essere quello che provo, però non avevo nessuna teoria 33 anni fa quando ho scoperto questo. Adesso c'è una teoria che spiega esattamente perché deve essere così. Una domanda raccolta dal pubblico intanto che giravo i microfoni è per il professor Galimberti, cioè, che introduce un concetto che sembra riduzionista, dice, ma è ottimista pensando al futuro delle nuove generazioni, però tutto sommato lei con i giovani poi ha intrattenuto per è ottimista pensando al futuro delle nuove generazioni. Pensando al futuro delle nuove generazioni, siccome ha parlato per anni con i giovani e ancora parlerà sempre. No, non sono ottimista, anzi inviterei i genitori e i nonni di non dire ai loro figli ai miei tempi, perché i vostri tempi erano tempi in cui il futuro era lì ad aspettarvi. I tempi dei vostri figli, il futuro non li sta aspettando. Io mi ricordo che nel 1964 ho insegnato, ero ancora al quarto anno di filosofia, non ero ancora laureato, e ho tenuto una prima, una seconda, una terza liceo in sostituzione di una professoressa che era in gravidanza critica, cioè ho insegnato senza essere laureato, quindi il futuro era lì ad aspettarmi. I ragazzi no, e qui Nietzsche l'aveva capito 150 anni fa, diceva però quando aveva annunciato che sarebbe entrato nell'età del nichilismo, che lui chiamava l'ospite inquietante, e Heidegger dice l'ospite inquietante è inutile metterlo alla porta perché già da tempo si aggira per la casa, nostro compito è guardarlo bene in faccia. Quindi non è che sono il Galimberti nichilista, bisogna che ci si convinca anche di questa situazione. Cos'è il nichilismo? Nietzsche dà tre definizioni molto rapide. Manca lo scopo, il futuro non è più una promessa. O guardate che il futuro che è una promessa comporta un cambiamento culturale da far paura, perché che il futuro sia una promessa è il frutto della religione cristiana. E il cristianesimo non è una faccenda di credenti, atei, agnostici, per me sono tutti uguali, perché tutti pensano che il futuro sia positivo, che il futuro porti rimedio ai mali del presente, perché il cristianesimo ha insegnato che il passato è male, peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. La scienza in qualche modo pensa allo stesso modo, il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Cristianesimo laicizzato, anche Marx sotto questo profilo un cristiano, che pensa che il male sia nel passato, ingiustizia sociale, il presente far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro giustizia sulla terra. Anche Freud pensa che le nevrosi e i traumi si formino nel passato, il passato è sempre negativo, presente terapia, il futuro guarigione, tutto è cristiano in Occidente. Di cui la figura della speranza, altra parola che giustamente Pasolini aveva tolto dal suo vocabolario, perché la speranza è una parola della passività, insieme quando sentite i politici speriamo, auguriamo, ci auspichiamo, sono tutte parole della passività, cioè attendiamo che il futuro porti rimedio al male del presente, non si tratta di attendere, si tratta di fare delle cose, non di sperare. Benissimo, ora nichilismo, manca lo scopo. Futuro non è una promessa, manca la risposta al perché. Perché devo studiare, perché devo lavorare, al limite perché devo stare al mondo. Guardate che sono tanti gli adolescenti che si suicidano in età scolare, eh? Non sparo cifre a caso. Perché non le conosco. Che è successo? È successo qualcosa al microfono, non si sente.
Non posso. Vediamo. Non lo conosco con precisione. Usiamo questo, poi ce lo passiamo. Però ci sono 3 milioni di anoressiche, 2 milioni di autolesionisti, 200.000 affetti da quella sindrome sudcoreana, giapponese, kikimori, che stanno davanti al computer senza mai uscire dalla loro stanza, con i genitori che li portano da mangiare quello che serve per i loro bisogni fisiologici e dopo 2 anni si suicidano. Stanno male e io sono convinto che i giovani bevono, si drogano. Sarà anche per il piacere che possono dare queste sostanze. Io non lo so perché non le ho mai provate. Non le ho provate perché non sono, non per una questione di virtù, ma perché non sono nato nell'epoca giusta, se no le avrei provate anch'io probabilmente. Ma soprattutto assumono queste sostanze per, come un anestetico, anestetizzarsi dall'angoscia che viene a loro se sporgono lo sguardo sul futuro. E quando il futuro non è una promessa, destituisce la motivazione, perché noi nella vita non andiamo avanti perché qualcuno ci spinge, ma perché qualcosa ci attrae. E se il futuro è imprevedibile, viene meno questa attrazione. Questa è la loro condizione. Poi dopo i vecchi dicono, e poi la terza frase dice, era tutti i valori si svoltano, questo non è tanto interessante, io dei valori non ho una grande considerazione. Perché non sono entità metafisiche che scendono dal cielo, i valori sono dei coefficienti sociali che ogni società adotta perché le ritiene più idonei a ridurre la conflittualità. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza e di uguaglianza, almeno formale, sono cambiati tutti i valori, non è mica finita la storia finisce con la tecnica invece. Perché io posso parlare di storia quando il tempo è scritto in un disegno, come nella religione cristiana. Il tempo era scritto in un disegno di salvezza e in questo disegno percepivi il senso della tua vita. La tecnica invece non iscrive gli avvenimenti in un orizzonte di senso, perché per la tecnica il passato è sorpassato. Il futuro è un perfezionamento di procedure. I fini diventano mezzi per altri fini, sono apprezzati se diventano mezzi per altri fini. Quando io ho cominciato a fare psicanalista nel 1979, la gente veniva per problemi affettivi, sentimentali, sessuali, adesso tutto questo mondo è sparito. Sarà anche grazie al fatto che la sessualità è stata sdoganata. Oggi la gente viene a chiedere che senso ha la mia vita. Perché in un orizzonte dove tu devi compiere le azioni descritte e prescritte dall'apparato e sei responsabile non di ciò che fai, ma di come lo fai, secondo i criteri di efficienza, produttività, velocizzazione del tempo, e allora uno si chiede che senso ha la mia vita. Apro una piccola parentesi, quindi nell'universo dei mezzi di cui è costituita la tecnica anche il senso è diventato un mezzo per vivere. Prima non ci si chiedeva che senso aveva la vita, era già tracciata dal disegno della storia, ma la storia non c'è più come orizzonte di senso. Quando il passato è sorpassato, il futuro è potenziamento di procedure tecniche. Dov'è il senso? Grazie. C'è una replica? Oh, una bella. Sono d'accordo perfettamente con quello che dice, se noi fossimo macchine, come ho detto prima. Quindi il futuro che abbiamo davanti, se noi crediamo di essere macchine, è un futuro distopico, un futuro che non ha promesse. Perché chi controllerà le macchine cercherà di controllare noi con le macchine della porticina di dietro che noi non conosciamo e a cui non abbiamo accesso. Quindi questo è certamente quello che c'è nel nostro futuro se non cambiamo l'idea di chi siamo. Ma per cambiare l'idea di chi siamo non dovete credere a me, dovete trovarlo dentro di voi. L'unico modo per conoscere è esplorare la propria coscienza e cercare di capire. Io, se non avessi avuto il coraggio di affrontare il problema della coscienza perché volevo capire, non avrei avuto l'esperienza che mi ha cambiato la vita,
perché questa esperienza mi ha rivelato che il mondo non è così distruttivo come lo pensavo. Di fatto io, avendo uno dei fortunati che aveva raggiunto tutto prima di 40 anni, potevo smettere di lavorare a 40 anni e vivere le Hawaii col proverbiale cocktail, no? Con la bandierina, con l'ombrellino, no? No, invece avevo deciso che dovevo lavorare ancora, ma facevo finta di essere contento quando non lo ero contento. E dopo un po' mi sono accorto che facevo finta di essere contento per omertà con i principi che avevo assorbito senza mai pensarci. E poi quando ho detto no, non sono contento e voglio capire perché. E allora l'universo mi ha risposto. E adesso sono contento. Il numero di telefono dell'universo lo vogliamo. C'è qualche domanda, è maturata, perché diamoci una decina di minuti, sennò poi dopo veramente una domanda, sì, un paio. Sono qua, si sente? Sì, si sente. Sono Vincenzo, buonasera. Sì, sì, adesso 10 minuti. Volevo condividere questa, un movimento ascensionale che è partito dal momento in cui a 30 anni mi sono iscritto in filosofia. È stata un'avventura solitaria e quindi ogni volta che io facevo un autore, un sistema filosofico, eccetera, avevo una crescita entusiasta di allargamento di orizzonte, di visione veramente bellissime. Però per favore, domande. Domanda, eccola. Allora, questo processo si è interrotto poi perché la vita mi ha portato ad affrontare altre cose, poi c'è stato il Covid, ecco, dopo il Covid mi sono messo in pensione e adesso riprendo questo percorso ascensionale. E sono arrivato appunto da un anno a leggere e a sentire i video nelle conferenze di Federico Faggin, che appunto la vetta più alta dove mi trovo in questo momento, mi si confà perfettamente questo abbraccio stretto e caldo tra scienza e coscienza, proprio mi dà gioia, ecco, e speranza, se possiamo dire. La domanda è questa: cosa c'è? La sofferenza, il dolore, il male. Noi nasciamo certo non cantando e ballando, ma urlando, sì. Noi e le madri che ci hanno messo al mondo. Ecco, come possiamo come dire, considerarle? Che alla luce della fisica quantistica. Alla luce di quello che abbiamo grazie. Mi fa vedere il microfono. Per me la sofferenza è il segnale che ci dà la coscienza che c'è qualcosa che non capiamo. E naturalmente, e quindi siamo in un certo senso forzati a cercare di capire, è come un segnale negativo che deve essere raddrizzato, ma non da fuori, da dentro. Per esempio, io soffrivo e quando facevo finta di non soffrire perché non aveva senso soffrire, perché tutto collimava, e invece soffrivo. Quindi che cos'è che mancava? E questo mi ha forzato a affrontare il problema. Ma per affrontare il problema avevo dovuto prima trovare un'altra strada per capire me stesso e capire che sono responsabile, io sono responsabile di quello che avviene a me stesso, anche quando posso dare tranquillamente la colpa a un altro che mi ha, per esempio, aggredito. Io ho scoperto in me che quando il mio partner nella mia prima ditta voleva il mio posto e cercava di
maneggiare le persone per farmi buttare fuori, io ho capito che il mio comportamento non è stato corretto, nel senso che io non mi sono difeso nella maniera in cui avrei dovuto difendermi, quindi io non ho fatto quello che avrei dovuto fare. E facendo naturalmente questo dopo, pensandoci, cercando di capire, eccetera, ho capito che avevo io stesso il bisogno, attraverso questa non azione, in questa non azione avevo immaginato che io ero superiore a lui, perché davo l'altra guancia. Cioè io avevo accettato una certa descrizione della realtà che mi aveva messo in una condizione di non affrontare un problema, perché in questo modo ero di più dell'altro. Quindi il problema della superiorità che abbiamo tutti, io penso che tutti veniamo in questo mondo con un problema in cui confondiamo il fatto che noi siamo unici con il pensiero che siamo meglio di più degli altri. E in tutta la nostra vita andiamo avanti cercando di dimostrare che siamo di più degli altri con qualsiasi mezzo che abbiamo a disposizione. E quindi avendo preso quella responsabilità, poi dopo questo senso di responsabilità l'ho usato più avanti per affrontare la mia infelicità. E devo dire che ho fatto dei enormi passi avanti. Io oggi sono veramente sereno perché so che sto facendo quello che sono venuto qui a fare, e lo faccio con passione, lo faccio con entusiasmo e lo faccio con serenità, mentre prima, anche quando avevo molto successo, la mia testa era sempre da qualche altra parte, non era mai dov'ero, non era mai nel presente. Io ero agitato, ero... Vabbè, adesso... benissimo. Anche con lo... Vuole aggiungere qualcosa sul tema? No. Abbiamo detto un'altra domanda, ultima, ecco, però ecco. L'ultima qui. Scusate, salto i preamboli, però grazie infinite. Volevo chiedere su tutto, mi sembra che qui siamo davvero davanti un po' al sogno di unire due mondi, e quindi mi chiedo se davvero in questa si può assistere, in questo caso con l'evidenza quantistica, al tramonto dell'Occidente come scientificamente provato. E quindi nell'emergere della sua contraddizione anche nella fede del divenire, quindi affermare se stessi non come distanza dal nulla, tipo come diceva già Severino, ma come appartenenza a un campo che unisce poi tutti, e quindi sostanzialmente scrivere nuovi valori su nuove tavole, no? E quindi se potete fare un commento su questo e cosa possiamo fare tutti noi per contribuire. Grazie. Quindi crisi dell'Occidente tra fisica e quantistica, fine della storia, eccetera. Chi vuole provare a rispondere? Che è tosta, eh? Direi tutti e due dobbiamo rispondere, certo. Per conto mio. Io dico che se noi accettiamo come ipotesi, perché altrimenti sarebbe un dogma, ma come ipotesi questa nuova teoria, questa è una in realtà una teoria scientifica, in quanto può essere provata o disprovata, quindi nel contesto naturalmente della esistenza di un fenomeno che non è riproducibile, quindi questo crea delle difficoltà, ma questo l'hanno detto i fisici, non lo dico io, per renderlo improbabile. Allora, se noi crediamo come ipotesi a quello che ho detto, allora c'è speranza, perché allora capiamo che uno che vuole conoscere se stesso, che è olistico e dinamico, non può creare una realtà che sia contraddittoria, dove ci sia un male ontologico. Non può esistere il male ontologico in questa concezione. E quindi la ragione della vita è che uno... Siccome uno nel momento che conosce se stesso porta in vita ciò che conosce,
perché conoscenza e esistenza in questa visione, in questo modello, sono due facce della stessa medaglia. Uno, quando uno conosce se stesso, porta in, essendo olistico, deve portare in vita una parte intera, non può portare una parte di sé che non contenga il tutto. Quindi porta in vita una parte intera che, avendo dentro di sé la stessa motivazione di uno di conoscere se stesso, propaga questo, questo bisogno di conoscere se stesso, e quindi in questo processo uno crea enti coscienti che per conoscere ciascuno, per conoscere se stesso, devono, devono comunicare con gli altri, perché l'altro, la conoscenza dell'altro porta una conoscenza a sé, perché ognuno di noi ha il tutto. Allora, quando c'è questa situazione, la vita esiste perché uno crea vita, cioè è, la vita è, comincia con, la, con uno divide, che si divide, e quindi tutte le cose che sono vita sono divisioni che partono dal tutto. Non solo, ma la ragione della vita quindi non è la sopravvivenza del più adatto, ma è che ciascuno di noi, nel conoscere se stesso, deve conoscere l'altro come se stesso, e questo porta completamente all'idea che la vita, la ragione della vita è la cooperazione, il lavorare insieme, il conoscerci insieme. Questo è quello che vuol dire, e questo cambia completamente l'idea che la scienza oggi purtroppo ci racconta, che la vita è invece la sopravvivenza del più adatto. Questo lo inverti. Allora, nella conoscenza di sé c'è anche la felicità, che la felicità, che è lo scopo della vita, non è che l'hanno inventato gli americani, è scritto in Aristotele, primo libro dell'Etica Nicomaco. Ma siccome gli americani non hanno letto Aristotele, penso di aver inventato loro che il fine della vita è la felicità. Bene, cosa vuol dire, come si dice felicità in greco? Si dice eudaimonia, eu vuol dire buono, buona realizzazione del tuo demone. Cos'è il tuo demone? È la tua virtù, la tua qualità, ciò per cui sei nato, la tua arte, quello che i giapponesi chiamano la lettera dell'imperatore, eccetera. E quindi prima cosa, gnotis auton, conosci te stesso, perché se non conosci il tuo demone, segui invece degli ideali che hai visto in giro o dei modelli che ti sono apparsi fosforescenti, ma quelli non corrispondono al tuo demone, non ti mettere su quella strada. Primo, conosci te stesso. Secondo, a parlare è l'oracolo di Delfi, però queste due citazioni sono state riprese anche da Platone. Il secondo monito è: realizza te stesso, nella tua autorealizzazione sta la tua felicità, ma nel realizzare te stesso realizza il katametron, secondo misura, perché se oltrepassi la tua misura prepari la tua rovina. Magari sei un bravo scultore, ma non sei bravo come Fidia, e se tenti di diventare più bravo di Fidia prepari la tua rovina. Quindi conosci te stesso, realizza il tuo demone secondo misura. Questo perché i greci lo potevano dire? Perché i greci sapevano che l'uomo, al pari di tutti i viventi, nasce, cresce, genera e muore. L'uomo lo chiamano rarissimamente anthropos, rarissimamente, questa espressione anere tante volte, lo chiamano thanatos, dal thanatos, mortale. Donde la dimensione tragica dei greci? A sapere di dover morire. Per cui, a differenza degli animali, l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Questa è la dimensione tragica. E quando Romilda chiede al satiro Silone, saggio Silone, che è un satiro, metà capre, metà uomo, cosa posso fare per essere felice? Il satiro gli risponde: stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, ecco la condizione umana descritta dal greco. Perché mi costringe a dirti cose che per te è meglio non sapere? Meglio per te non essere nato.
adesso che sei nato la cosa migliore che ti posso augurare è morire presto. Per non assistere, non detto, questa è l'essenza del tragico, questa è la condizione umana, al di là delle speranze ultraterrene, che i greci chiamavano tuflas elpidas, c'è che speranza. Benissimo, questa etica, qui nasce un'etica che è l'etica del limite, non oltrepassare, se sei mortale, non oltrepassare il tuo limite. Guardate Socrate come è morto, arriva Fedone, gli dice: guarda, io ho parlato con 30 tiranni, puoi uscire da questa prigione, qua c'è una barca, ce ne andiamo, anche per i tiranni va bene, perché così almeno evitano di mettere a morto un uomo che vuole una certa fama in Atene. Cosa risponde Socrate? Ma cosa mi dite di fare? Vi ho sempre insegnato a osservare le leggi qualunque esse siano, perché senza le leggi la comunità non sopravvive. Secondo, quello che avevo da insegnarvi ve l'ho insegnato, qui si conclude il mio ciclo, datemi la cicuta, non se ne parla più, gente seria, che prende la morte come figura anticipata del limite della propria esistenza, per cui non devi cercare chissà che cosa al di là di te stesso, realizza te stesso, questo è l'elemento della felicità per i greci. Grazie. Ho dei segnali da lettere, però è dunque. Basta domanda, perché le domande chiudono l'inquietudine delle idee. Allora, si è fatto una certa ora, sono in difficoltà perché come quello del telecomando ho in mano il microfono, però facciamo così. Mi si chiedono tre domande, facciamone una conclusiva. Spiego io. Allora spiega il professore, mi difende. Le domande non si fanno per una semplice ragione: o alcuni, i più scadenti, raccontano la loro biografia che non è di alcun interesse per il pubblico, oppure la domanda chiede una risposta. Ora state attenti a cercare sempre risposte, ricette, diagnosi. Queste sono forme di ottundimento della mente. Perché le idee, per ballare, il compito di sentire una conferenza è quello di farsi contaminare da idee che non hai mai pensato e ti consentono di modificare quelle che hai sempre pensato. Se hai una risposta che ti placa l'inquietudine della domanda, hai sbagliato luogo, dovevi andare alla giostra, a vedere un film, a fare qualcos'altro. Allora, vi dicevo che il sapere incute soggezione, è giusto che sia così, quindi direi che possiamo chiuderla. Grazie a tutti e complimenti ai nostri straordinari relatori.